A volte una monetina va oltre il mero prodotto di scambio per assumere un valore altro, come insegna Paperon de Paperoni. Ed è proprio il ritrovamento di un paio di monete di Libio Severo, uno degli ultimi imperatori, nell'epoca del disfacimento dell'impero romano d'Occidente durante scavi archeologici degli anni 70, che fa ipotizzare come la costruzione sia stata ultimata non prima del 461-465, epoca in cui regnò appunto Libio Severo. Il che non significa non sia stato qualche imperatore precedente a concedere il terreno dove si trovavano i Castra Peregrinorum, sorta di caserme per militari delle province, addetti a servizi di spionaggio e mantenimento dell'ordine pubblico, dato il veloce avvicendamento tra avvelenamenti, strangolamenti e decapitazioni con cui si susseguivano i vari imperatori. Nel Liber Pontificalis viene scritto che la chiesa dedicata a Santo Stefano, primo martire cristiano, fu consacrata da Simplicio Papa dal 468 al 483. L'edificio, modello unico nel mondo romano, si presentava come una grandiosa costruzione perfettamente circolare con un diametro di circa 66 metri, con un vano centrale circondato da 22 colonne ioniche, da cui si innalzava il tamburo di circa 22 metri, su cui si aprivano 22 finestre. A sua volta era attorniato da due anelli divisi da un colonnato ad arcate formato da 36 colonne e 8 pilastri, dove si inserivano quattro bracci di croce, realizzando una perfetta sintesi delle due principali tipologie risalenti al periodo costantiniano, quella cruciforme e quella a pianta centrale. Un'analogia si può trovare nella chiesa di Santa Costanza, nata come mausoleo, che ha in comune anche la perdita dell'ultimo anello esterno appena visibile, qui abbattuto nel XII secolo. La chiesa, nel corso del secolo successivo, fu arricchita da ricchi elementi decorativi, una pavimentazione marmorea, oggi praticamente perduti. Salvo una breve parentesi dovuta alla visita di Papa Gregorio I, che siederà sulla cattedra episcopale, una sedia romana risalente al I secolo, non si hanno altre informazioni. La prima trasformazione architettonica della chiesa si ebbe nel 645, quando Papa Teodoro I fece traslare i resti dei santi Primo e Feliciano, due anziani fratelli patrizi perseguitati da Diocleziano, da una catacomba situata al quindicesimo miglio della via Nomentana, costruendo un'abside in quello che era un braccio della croce, che col tempo da sepolcreto diventerà un presbiterio, togliendo l'originale soluzione dell'altare centrale. Tutta l'opera denota un gusto di natura bizantina, forse ispirato dallo stesso Papa, nativo di Gerusalemme e vissuto in Grecia. E il mosaico, costituito da pietra e vetro, rivela un'alta qualità nella composizione. Una croce gemmata posta tra i due santi affonda la sua base in un giardino fiorito, mentre nella cima si posa un clipeo con l'immagine del Cristo. E nella sommità, dal semicerchio azzurro a suggerire l'empireo, si sporge Dio con la corona del martirio in mano, elemento già presente nell'abside della quasi coeva chiesa di Sant'Agnese fuori le mura. In basso la scritta che dovrebbe suonare è così: stai osservando la volta dorata e stellata con la sua celeste sommità. Ma andiamo in ordine cronologico. Fu intorno al 1140 che Papa Innocenzo II, nato Papa Reschi, romano, interviene in maniera decisa. Il terzo anello viene abbandonato, le arcate interne vengono quasi tutte chiuse, aprendo finestre circolari per consentire l'illuminazione. E si procede alla costruzione di un transetto centrale necessario per la staticità dell'edificio. Arriviamo quindi al papato del Ligure Niccolò V, considerato un illuminista, che avvia una serie di progetti ambiziosi, tra cui la ristrutturazione della chiesa, che affida a Bernardo di Matteo Gamberelli, detto Rossellino, da Settignano, seguace di Leon Battista Alberti intorno alla metà del 400. Suo è il porticato a cinque arcate, ricavato da una delle quattro entrate originali. Nella lunetta, una pietà tardomanierista della seconda metà del Cinquecento. Il resto degli affreschi è molto rovinato. Sopra la porta d'entrata, lo stemma di Niccolò V. Nel vestibolo, una scritta marmorea posta sotto una statuetta di Santo Stefano ricorda la ristrutturazione operata nel 1453.
L'anno dopo il Papa incaricò i monaci ungheresi dell'ordine eremita di San Paolo, di regola agostiniana, di curare sia dal punto di vista spirituale che di quello materiale l'edificio. Questi otterranno l'autorizzazione per costruire una cappella dedicata al santo, a cui si ispiravano i monaci, San Paolo primo eremita. Quello che vedete è il risultato del restauro del secondo Settecento ordinato da Pio VI, che volle che fosse dedicata anche a Santo Stefano di Ungheria. Unica sopravvivenza della vecchia cappella è il cinquecentesco monumento sepolcrale di Bernardino Cappella, che ha il merito di lasciare il suo patrimonio alla Chiesa, opera di toscani Lorenzo Lotti e Raffaello da Montelupo. Nel corso del XVI secolo, la Chiesa subirà un periodo di abbandono a causa della caduta dell'Ungheria sotto il dominio ottomano, finché interviene il bolognese Papa Gregorio XIII Boncompagni, che istituisce nel 1579 il Collegio Ungherese, che viene fuso nell'anno successivo con il Collegio Germanico appartenente alla Compagnia di Gesù. In pratica il complesso verrà utilizzato come luogo di formazione per i nuovi missionari, impegnati in piena controriforma nel compito di riconvertire i popoli d'Oltralpe. In quel momento viene costruito un ottagono centrale in muratura, dipinto da Niccolò Circignani, conosciuto come il Pomarancio. Ovviamente non poteva mancare lo stemma dei Boncompagni. È adesso che si realizza la maggiore trasformazione dell'edificio, affidando al fiorentino Antonio Tempesta la realizzazione dell'affresco La strage degli innocenti e della Madonna dei Sette Dolori, in cui vengono rappresentati episodi tratti parte dai Vangeli e parte dalla tradizione, dalla profezia dell'anziano Simeone in basso a sinistra fino alla sepoltura del Cristo. Il Tempesta realizza anche gli affreschi della Cappella dei Santi Primo e Feliciano, che descrivono con dovizia di particolari il martirio dalla cattura fino alla decapitazione per non aver abiurato la loro confessione. Il ciclo di 9 affreschi sistemati sulle pareti senza alcun nesso cronologico termina con la solenne sepoltura dei santi, che con le teste ricomposte vengono accompagnati da un lungo corteo dove spiccano chieriche un po' in anticipo coi tempi. L'altare settecentesco è del romano Filippo Barigioni, che abbiamo già incontrato a Sant'Andrea delle Fratte. Mentre sconosciuto, rimane l'autore di Cristo tra gli Apostoli, il dipinto posto dietro l'altare, ma databile sempre nel tardo Cinquecento. Da non perdere, due opere che si trovano nella chiesa. La prima, un tabernacolo ligneo, un modello di chiesa a pianta centrale, di probabile ispirazione michelangiolesca. E la seconda, la lastra tombale del prelato ungherese Johannes Laszlo, morto di peste nel 1523 all'età di 75 anni, come si rileva dall'incisione della cornice esterna, mentre in basso un'epigrafe dello stesso Laszlo ricorda che Roma fu ed è la patria di tutti, fatto che attualmente per qualcuno è un problema. Dicevo prima che la chiesa era diventata luogo di formazione per i giovani missionari, per la riconversione dei popoli nord europei, ed è a questo scopo che nasce il grande ciclo dei martiri, 32 raffigurazioni che, per rafforzare gli animi e preparare i novizi a una vita di sacrificio, descrivono con immagini cruente, appena ingentilite dai tratti di Niccolò Cicignani e dagli sfondi di Matteo da Siena, la sorte dei martiri. Il primo dei quali è naturalmente Gesù, con in basso i bambini, prime vittime innocenti, e una serie di santi, raffigurazione assai rara della crocifissione. Ma qui ci fermiamo e lasceremo scorrere le immagini, sottolineando il carattere didascalico dei dipinti, dove nei riquadri in basso si spiega con tanto di numerazione alfabetica riportata sugli affreschi l'avvenimento raffigurato in lingua italiana e latina. Nel caso la curiosità vi spinga a voler conoscere quanti seminaristi abbiano resistito a queste visioni e quanti se la siano date a gambe levate, vi informo che non c'è alcuna statistica in merito. Un saluto, David Lab.